Ciao a tutti, amici rossoazzurri. Bisceglie Catania 0-1, altra vittoria dei rossoazzurri in trasferta. Prima partita a porte chiuse, purtroppo ormai si deve giocare per forza in queste condizioni, anche se credo che tra poco si rischia la sospensione del campionato, viste le condizioni in cui stiamo vivendo. Speriamo di no, però c'è questo pericolo, c'è questo pericolo. Ottima partita da parte dei nostri giocatori, dei rossazzurri. E, come al solito, non vinciamo mai con troppi gol di scarto. Come al solito, con un gol di scarto, non riusciamo a chiudere questa partita. Questo tipo di partite, questa è una grande difficoltà che ha questa squadra. Però, se continuiamo con queste vittorie, va bene. Un Catania che è partito anche molto bene in partita. Abbiamo creato anche le nostre occasioni. Abbiamo subito poco, nel primo tempo mi ricordo solo un colpo di testa loro sul calcio d'angolo dove hanno rischiato il gol, ma niente di più. E comunque un ottimo primo tempo in cui però è mancato solamente il gol. Nel secondo poi con questo ottimo contropiede, finalmente facciamo un gol in contropiede perché ogni volta con questa manovra lenta, noiosa, prevedibile, non riusciamo mai a creare cose importanti su un contropiede rapido. Per una volta abbiamo giocato rapidamente sta palla, Di Molfetta è salito subito, l'ha passata a Salandria che ha calciato un ottimo diagonale e l'ha buttata in rete. Quindi veramente molto 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 bello il gol, molto contento per questa vittoria. E si vede solito che questa squadra è proprio una squadra di Lucarelli. Si vede che Lucarelli ha messo la sua mano su questa squadra, una squadra che subisce finalmente pochi gol, una squadra che però meno male ha ricominciato a segnare da un po' di partite. E 5 gol nelle ultime 3, quindi va bene questi risultati, 3 vittorie di fila. Io non mi ricordo, 3 vittorie di fila, forse dall'anno scorso, nel periodo di tra dicembre e gennaio facciamo 3 vittorie di fila, quindi da più di un anno che non facciamo 3 vittorie di fila, quindi molto 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 contento, molto importante soprattutto per la classifica, perché allunghiamo sul Catanzaro, che ora andrà a giocare col Bari, quindi speriamo di poter allargare il gap tra noi e il Catanzaro. In questo momento siamo momentaneamente a più 5, vediamo domani cosa fanno. Ci avviciniamo alla Ternana, che fino a un mese fa sembrava irraggiungibile. Ora però è solo a meno 4, perché in quanto stava vivendo un momento veramente pessimo. Ho visto che Catania nelle ultime 5, prima di questa partita, era la seconda squadra per rendimento, per punti fatti, dopo la Sicula Leonzio. Quindi una squadra che finalmente inizia a carburare. Ci sono voluti mesi, mesi, mesi e mesi. Però finalmente inizia a carburare, finalmente iniziamo a giocare, finalmente iniziamo a vincere. Quindi sono veramente molto molto contento. Finalmente mi ritengo soddisfatto della mia squadra, cosa che inizio a non avrei mai pensato di dire, però veramente finalmente, ora vi ripeto, l'importante più certo è ottenere il miglior piazzamento possibile in vista dei playoff, ma soprattutto in vista dei playoff bisogna capire come giocare. Quindi Lucarelli sta mettendo la mano sulla squadra e lo sta facendo bene, secondo me. Capire chi dovrà giocare ai playoff, come dovremmo giocare ai playoff, con che modulo, con che giocatori e giocarci i playoff alle massime possibilità, sperando ovviamente che questo campionato possa finire, come possa finire questa brutta situazione in cui viviamo. Quindi, siamo a meno 4 dalla Ternana adesso, quindi ora non è più imprendibile, non è più un sogno il quinto posto, ci possiamo provare. Ora avremo una prossima partita che sarà una partita difficilissima, andiamo a giocare a Bari, certo, abbiamo il piccolo vantaggio se vogliamo di giocare a porte chiuse, quindi il Bari non avrà il supporto del suo pubblico, è una cosa che va a nostro favore, però non sarà sicuramente facile, quindi, perché il Bari comunque è un'ottima squadra quest'anno. Quindi sono molto contento per Lucarelli che finalmente ha fatto capire il suo gioco, il suo non gioco se vogliamo, però intanto i risultati li sta portando a casa, quindi per me, fino a quando tu vinci, per me va benissimo. Basta vincere, basta fare punti, basta avere il miglior piazzamento in classifica. A me, non sono uno che vuole il bel gioco, vuole il gran gioco, perché siamo in Serie C e sappiamo che raramente si fanno grandi cose col gioco spettacolare, col calcio spettacolo. Quindi io vi saluto, vi mando un abbraccio e sempre forza Catania!